Raga, sono Doc e oggi siamo qui tutti assieme per vedere questo nuovo tutorial sulla sync. Oggi vi spiegherò come syncano la maggior parte delle persone e come synco io. Allora, imparate la vostra canzone, mettete i marker e ovviamente un pochino dovete già sapere come usare After Effects. Perfetto. Allora, fate. Importiamo la nostra clip file, import file, documenti, clip, clap, MV2 feed, ecco questa, perfetto, l'avevo già importata ma non vedevo il project. Perfetto, la tiriamo nella timeline, andiamo avanti, questa qui la salto perché fa schifo, non mi piace. Ok, per splittare la clip basta fare Ctrl-Shift-D. Oppure Command Shift più D. Command Shift D. Tac. Tiro un po' indietro. Un po' così. Andiamo avanti e quando vedete che spara, sempre Control Shift D. Andiamo avanti, quando vedete che spara, tipo qua. This. Poi andate qui, fate così. Andate qua, fate Ctrl Shift D. Perfetto, quando avrete questa sequenza di clip che formeranno una scala, siete a buon punto. Allora le selezionate tutte, andate alla prima, al primo marker e magari trascinate direttamente la prima kill. Ok, se magari si mette giusto così. Perfetto. Stessa cosa la fate con tutti gli altri marker. Quindi ora io syncherò in modo un marker con lo sparo, un marker con la ricarica e un marker con lo sparo. Quindi alternato, quindi vado sul 3, qui è già perfetto. Vado sul 4, lascio vuoto, vado sul 5 e tiro la clip un pochino più avanti. Ovviamente la parte sotto potete anche lasciarla, però io la elimino per fattore di bellezza. E tiro indietro, perfetto. Fatto questo, importate il vostro effetto, che sarà il Twixtor oppure il Distrem. Scrivete Distrem o Twixtor. È la stessa cosa, però il Distrem è a pagamento ed è un presets. Qui scrivete 35 se usate il Distrem. Se non usate, non fate questa cosa di scrivere 35. Ok, qui magari keyframiamo a 100, mettete il frame rate a 59,94, mettete un key con l'orologino a 100, andate in mezzo, mettete 40, andate più avanti, mettete 200. Cliccate sulla tastiera, prendete tutti i vostri frame, li selezionate, schiacciate F9 oppure andate qui. Keyframe assistance easy ease, questo. Fatto questo, dopo averli selezionati, andate in parte all'orologino e schiacciate il graph editor e vi si aprirà questa cosa qui che è il graph editor. Ora modificate queste varie linee come faccio io, cioè tiratele verso il basso. Magari posso andare anche con un keyframe più primo. E questa qui verso destra, ok, così, perfetto. Fatto questo, andate sul key, tirate un pochino la clip a sinistra se non volete vedere la mirata. Tipo, ecco così. Stessa cosa, quindi portate il distrem, io scrivo 35 qua, 59,97. Keyframiamo a 100, andiamo in mezzo e keyframiamo a 40, andiamo tipo al secondo keyframiamo 200, andiamo in mezzo keyframiamo a 40, andiamo al terzo keyframiamo a 200. Clicchiamo sulla tastiera, selezioniamo tutti i frame F9.
Visual grafico, andiamo un keyframe primo, scusate, andiamo un frame prima e facciamo la U con tutte queste belle cose. Dai, perfetto, magari tiriamo un pochino anche verso destra questo. Ok, andiamo dopo, un key dopo. Tiriamo verso sinistra se non vogliamo vedere la mirata, tipo like this. Ok, tiriamo verso destra, distrem 35 59,97, il frame a 100, andiamo in mezzo, speed a 40. Perché non ho keyframmato? 100. Ah, tipo stasera è già la seconda volta che dimentico di keyframmare. Andiamo avanti, mettiamo 40, 200. Ok, clicchiamo sulla tastiera, selezioniamo F9, editor graphic off, un keyframe, perché dico keyframe, e guardiamo come mettere. Ok, tipo così, così, così e così. Ok, e magari riclicchiamo su tutte le cose, almeno c'è un po' di ordine. Che un key dopo, ma perché dico che un frame dopo non riesco a parlare, Cristo. Distrem di nuovo 35 59,97, speed. Andiamo avanti, qua 40, 200, tiriamo a destra ovviamente, 40, 200, 200. Sulla tastiera selezioniamo, magari sposto questo più verso in mezzo, selezioniamo F9, editor grafico, e tiriamo verso il basso, ecco che salva automaticamente il progetto. Tac. No, allora qui siccome la clip è un pochino più lunga rischiaccio F9 e lo faccio solo su questa parte a salire, tipo così, e magari aumento anche qui, al posto di 200 metto 350-400. Ecco, vedete, ora posso rimodificare un po', tipo così, un po' verso destra. Ok, perfectly. Ora facciamo una RAM preview e vediamo cosa ci è uscito. Ovviamente io tipo non ho fatto le RAM preview perché sto facendo un tutorial, quindi più o meno so già cosa sto facendo. Ok, guardiamo. Ovviamente togliamo anche l'audio delle clip, forse che è una cosa buona. Ok, rifacciamo. Dai, che ce la puoi fare, piccolo computer. Ok. Ok, quindi essenzialmente il tutorial era questo. Se avete domande contattatemi in privato su Skype.
Il mio nickname è Frattanome956, scritto tutto maiuscolo, vi lascerò anche il nickname in descrizione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e condividete il video, spammate e domandatemi se volete qualcosa da me, tipo boh, un mazzo di rose. Boh, bella.